Ricordo un posto più o meno come questo. Mi ricordo ammalata, prostrata, disperata, senza altra speranza che di morire. E l'uomo che io credevo il mio peggior nemico, seduto al mio capezzale a curarmi, strappando alla morte la mia triste vita. Adesso si sono rovesciate le parti. E anche se la situazione è diversa, possiamo paragonarla. Sei spaventato e ferito, come io ero disperata e ammalata. E come te, allora, non ti abbandonerò, Juan. Non ti lascerò morire. Dicendo soltanto la verità. Tu me l'hai imposto e io te l'ho detto. Adesso rimani tranquillo. Ti è tornata la febbre? No, no. Non mi convince, Monica. Tu devi dirmelo ancora. Riposa adesso. Riposa. No, no. Il tempo è prezioso perché la situazione è disperata. E tu hai esagerato le cose. Il caso non è lo stesso. Per curarti io non correvo alcun pericolo. Il contagio. La mia febbre era contagiosa e tu lo sapevi. Sapevi che l'avevo presa tra i lavoranti. E fu un miracolo se in tutto il Lutzberg non ci fu un altro malato fuorché me. Un altro al tuo posto mi avrebbe lasciato nel primo porto. A Maria Galante, è vero? Con il tuo dottor Faber. Questo era quello che volevi tu. Forse anche tu stanotte avresti voluto liberarti di me, Juan. Non è stato da me che l'ho detto. Pensavo e penso solo al pericolo. Per te. Per te, Monica. Tu non parli mai per il tuo tornaconto, Juan. Qualche volta. Ma non con te. Perché? Credi che siano un po' troppe le domande che fai a un povero ferito? Sì, forse. Ma tu non vuoi curarti. E adesso non hai l'aspetto di uno che si sente male. Prima mi sono ingannata. Con te ci si inganna. Pensavo che fossi privo di conoscenza e ascoltavi fino all'ultima parola detta a mezza voce. Credevo che non avessi la forza neppure per aprire un po' gli occhi. E mi aspettavi come un giudice. Immaginavo che avessi bisogno delle mie cure. E probabilmente imprecherai contro il caso che mi ha condotta qui. Io non impreco. E allora che cosa ti succede? Dillo! Semplicemente mi stupisci con la tua nobiltà d'animo. Prendi sempre la strada più dura, la più spinosa, la più difficile. Quando uno pensa che tu abbia qualche ragione personale per farlo, come succede a tutti in questo mondo, viene fuori che lo facevi solo in accordo con la tua coscienza e che ti è sufficiente la soddisfazione del dovere compiuto. Avevi ragione a volerti rifugiare in convento. La tua è troppa perfezione per la vita umana, per questa triste e volgare vita. Perché dici questo? Sono sincero. Non puoi esserlo senza ferire. Mi ferisce un elogio. E i tuoi elogi sanno di sarcasmo quando il diavolo. Lo dici con piacere. Juan del diavolo. È detto da te a quel modo. Mi fa persino male, Monica. Se avessi detto Juan de Dios, avresti risposto allo stesso modo. Con te non si indovina mai. In un modo o nell'altro, protesti sempre. Ma perché devi dirmi se sono di Dio o del diavolo?
Chiamami Koan e basta. Farai meno fatica a dirlo. Sì, sarà più esatto. Credo che tu non abbia torto. Non sei né di Dio né del diavolo. Sei solo di te stesso. Così duro, così chiuso, così egoista. Come una di quelle rocce che le onde colpiscono per più di 1000 anni e non smuovono. Beh, ma cosa vogliamo farci? Forse in fondo è meglio così. Dove vai? A chiamare Segundo perché resti qui con te. Monica. Che cosa c'è? Che cosa vuoi? Non te ne andare così. Avvicinati un po'. C'è qualcosa che voglio dirti, ma non ho molte forze, sai. Suppongo che fingi di essere debole per farmi un altro scherzo. No, no. Ti giuro di no. Non te ne andare adesso. Mi sento male, non sto fingendo. Bisogna cambiarti quella fasciatura. La ferita continua a sanguinare. Ma naturalmente se non stai fermo un attimo... Che bisogno hai di alzarti? O di parlare, o di discutere? Sei peggio di un bambino. 100 volte peggio di un bambino. Stai molto male. Ti fa molto male. No, mi sta passando. Non ti preoccupare per me. In realtà, deciderò che tu rimanga qui per niente. Per vederti. Cosa dici quando? È per chiederti una cosa. Ma non rispondere niente di quello che ti chiederò. È meglio che tu non dica niente adesso. Credo che davvero tu stia di nuovo molto male. Colibrì! Monica! Colibrì! Monica! Avvicinati a me. Vieni qui. Su, cerca Segundo. Digli di portare l'acqua che gli avevo ordinato di far bollire e le bende. Avanti, corri, che venga subito. Stai male. Certo che stai male. Ma è stata solo colpa tua. Sei il peggior ammalato che abbia mai conosciuto qua. Cosa che voglio dirti, anche se ti ho già chiesto di non rispondermi niente, ma io devo assolutamente dirtelo. Tu stai piangendo, Monica. Piangendo io, no? Ma che stupidaggine, perché dovrei piangere? Non lo so. A volte non so niente. Non so se sto sognando, sono troppo sveglio. È meglio che tu chiuda gli occhi adesso. Che provi a riposare un po'. È che devo dirti una cosa, Monica. Se sono le indicazioni di qualche tesoro nascosto su un'isola, aspetta che arrivi il secondo della tua nave. È il classico, no? L'eredità di Quan il pirata. Così ti piace di più. Né di Dio né del diavolo. Monica, prima non ti ho risposto come avrei dovuto. A volte ho la netta sensazione di comportarmi come un selvaggio con te. Beh, io non so cosa dirti, Quan. Ti ho già chiesto di non rispondermi niente. Solamente ascoltami.
Ascoltami, se non ti piace quello che dico, dimenticalo. Parla con me. E sono infinitamente grato che tu non te ne sia andata. Davvero? Non dire niente. Voglio immaginarmi io stesso quello che vorrei che tu mi rispondessi. Forse lo so anch'io quello che vorresti che io ti rispondessi. Ecco qui le vende, padrona. Che assurdità. State sanguinando un'altra volta. Bisogna cambiarvi la fasciatura. La ferita si è aperta di nuovo, padrona. Secondo. Dov'è Monica? È là, padrone, sulla porta. Sta respirando un po' d'aria di mare. Sembra che si sia impressionata molto a vedere tanto sangue, padrone. Ma vi cambierò subito la fasciatura, mentre lei si rimette. Dio mio, padre mio, salva la vita quando... Brucia per la febbre, ma è addormentato. No, non può morire, sarebbe orribile. Ma doveva essere qui, in questo luogo spaventoso, sotto questo tetto miserabile, dove trascorsero i giorni più amari della sua infanzia. Juan, mio povero Juan. Qui tu sei stato bambino, senza sorrisi e senza carezze. Forse molte volte sei stato malato, abbandonato in questa orribile capanna. Adesso sei ancora una volta come un bambino ferito e indifeso. Oh, Quan, se tu mi amassi. Ma non sono io quella che tu ami. Lei, colei che è già morta. Lei si è impadronita del tuo cuore. Del tuo pensiero. Ti ha fatto suo. Suo per sempre. Ormai ti ha dominato, fregato, reso schiavo di una passione senza nome. Ahimè. Ahimè. Ma no, no, no. Ahimè, ormai non esiste più. Grazie per avermi ricevuto. Posso entrare? Avanti, avanti. Entrate e sedetevi. Anche se non posso negarvi che è solo perché si tratta di voi che vi ho fatto passare. Suppongo che l'ora è completamente inopportuna. Voglio dire, signore, che è troppo presto. Tanto non sono ancora andato a letto. Scusatemi ancora una volta. Anch'io non sono ancora tornato a casa. Ma in memoria della vecchia amicizia che vi legò a mio padre, vi sono preso la libertà di... Su, vi prego, non vi scusate più. Adesso porteranno una tazza di caffè che ho ordinato di preparare per tutti e due. Sono veramente sfinito, credetemi. Avevo assoluta necessità di parlarvi, signore. E anch'io, Renato. Proprio un momento fa avete ricordato la vecchia amicizia che mi legava a vostro padre. Ed è in nome di questa che io vi voglio parlare non come governatore, ma come amico. Parlare voi a me? Lo so che l'unica cosa che volete è che io vi ascolti, che vi aiuti. E immagino già cosa v'abbia condotto qui e perché siete venuto qui senza prima tornare a casa. Questa è una questione assolutamente deplorevole. Non lo dico ufficialmente, ma solo per la vostra vita privata. Signor governatore. Scusate. Io vi supplico. Lasciatemi proseguire. La signora... Bene, diciamo la signora de Molnar, visto che è un po' difficile assegnare un altro nome alla moglie legittima di Juan del Diablo. Per me è solamente Monica e nient'altro. Vi prego, Renato, vi prego, lasciatemi terminare. Lo so che la signora non ha voluto accettare la facilitazione di venire fuori da là che per vostra considerazione le era stata concessa. So anche che l'incidente ha provocato una vera e propria scaramuccia, quasi quasi una battaglia campale. Ho un ufficiale gravemente ferito e alcuni soldati con lesioni più o meno gravi. So anche che quella gente ha avuto delle perdite e che lo stesso Juan del Diablo è rimasto ferito. E voi avete provocato tutto questo. No. No, scusatemi, ma vi state completamente sbagliando.
La vostra presenza là, la vostra ostinazione nel voler portare via la signora che non voleva uscire da quel luogo. Ma governatore, cercate di capire... Continuate ad ascoltarmi, per favore. Devo anche ammettere che i ribelli hanno vinto la scaramuccia, che si sono impadroniti di molte armi oltre ad un barile di polvere, cosa molto pericolosa nelle loro mani. Se adesso volete intercedere per loro... Al contrario. Sono venuto a chiedervi perché tardano tanto i vostri soldati a prendere il capo del diavolo. Ah, perbacco. E voi credete di poterlo fare più in fretta? Senza alcun dubbio. Ed è esattamente ciò di cui volevo parlarvi. Vengo a chiedervi di procedere immediatamente. Voi? Sì, io. Perché non date l'ordine di attaccare? Perché non li prendete tra due fuochi ordinando l'attacco dal mare con i guardiacoste che sono disponibili in porto? Volete forse che tutte le nazioni ci definiscano dei selvaggi? Che tutti i giornali di tutte le capitali d'Europa ci coprano di titoli di condanna del massacro? La strage perpetrata dal governatore della Martinica, di un gruppo di pescatori che reclamavano i loro diritti. Volete forse farne degli eroi o dei martiri? Signor governatore, fino a questo punto vi fanno impazzire il dispetto e la gelosia? Ma cosa state dicendo? Vi proibisco di parlarmi a quel modo. Calmatevi, calmatevi, Renato. Per me voi siete soltanto un ragazzo. Siamo da soli e posso parlarvi in tutta sincerità. La vostra povera madre che state tormentando... Basta! Venuta a trovarvi prima di me, vero? Sì, proprio così, Renato. Ma i pettegoletti, non lasciatevi trasportare così dalla collera. Mi dovrei offendere, ma non lo farò. Mi limiterò a darvi un buon consiglio. Non intromettetevi in questa faccenda. Presto si arrenderanno e pagheranno molto cara la loro ribellione nelle segrete del forte di Sant'Onorato. Arrendersi? Andiamo, signor governatore, perché dovrebbero arrendersi? Con due sorgenti d'acqua e il mare ai loro piedi possono resistere settimane, persino anni prima di arrendersi. Comunque sia, non resisteranno a lungo. E se anche così fosse? Se anche così fosse, ci sono altre cose cui voi dovreste pensare. Vostra moglie è morta poco meno che una settimana fa. E voi... Io non ho avuto niente a che fare con la sua morte. Non mi credete, forse? Non mi credete? Vorrei crederci. Ma voi non fate alcuno sforzo per mettere fine a tutte queste maldicenze. E al contrario, le versioni dell'incidente che sono arrivate fino a me... Mentono. Mentono. Io non feci nulla contro di lei. Al contrario. Ma voi la inseguiste? Sì, sì, la inseguì, ma solo con la speranza di fermare il suo cavallo impazzito. Io non volevo la sua morte. Credevo che stesse per darmi un figlio. Come potevo volere la sua morte? Io non volevo. Lei volle giocare con me, manipolarmi come un burattino nella farsa che aveva preparato. Ma non contò sulla provvidenza. Non contò sulla giustizia di Dio. E quando vide che io l'avrei fermata, quando ero sul punto di raggiungerla, che cosa? Lei conficcò furiosamente gli speroni nel cavallo che si imbizzarrì. Le redini gli sfuggirono di mano. E l'animale, come impazzito, corse verso lo strapiombo. Cercai disperatamente di raggiungerla, ma invano. L'animale fece un salto nell'abisso e cadde in fondo, schiantandosi sulle pietre e gli alberi. Mio marito, che ha rischiato tutto per aiutarvi. Lo sappiamo molto bene. È anche per lui che è stato ferito gravemente da quegli infami che vogliamo vendicarci. Non nel modo in cui volete fare voi. Non ne abbiamo altri. E per qualcosa avrò ben rischiato la pelle avvicinandomi dov'era il barile di polvere. Vogliono ucciderci tutti, ma perlomeno moriremo ammazzando. Non siamo ancora arrivati fino a questo punto, Martin. Ve lo dirà Quan quando si dovranno fare le cose. E non si farà niente senza la sua autorizzazione. Lui non è in grado di proibire né di autorizzare. È fuori combattimento. Vi ho già detto che vengo io a suo nome. Voi non potete disporre della vita degli altri. Questi amici sono d'accordo. Ce ne saranno molti altri che sicuramente non lo sono. Le donne, i bambini,
Gente innocente che sicuramente può salvarsi. Se mio fratello morirà, non mi importa se creperemo tutti. Anch'io potrei dire la stessa cosa riguardo mio marito. Ma non abbiamo diritto a tanto. Neanche se mio fratello Basta! Muore. Vostro fratello è ancora vivo, vero? Ma gli manca poco per morire ormai. Lasciatemi entrare. Lasciatemi avvicinare a lui. La padrona può curarlo. Ha curato anche il padrone. Colibrì. Non credo che voi possiate curarlo. Siete forse un medico? No, non lo sono. Finché qua non potrà tornare alla vostra testa. Vieni, Colibrì, andiamo. Bene. Hai sentito? Sì, ho sentito, mamma. È incredibile. E io sono stato testimone di tutto. Ma come? La pazzia collettiva si è impossessata di quegli infelici. Oh, non può essere. Sì. Hanno strappato, incendiato, hanno distrutto tutto. Eravamo estenuati quando abbiamo potuto scappare e attraversare a piedi i campi, soffrendo mille pene, prima di arrivare alla fattoria più vicina. Marcos della Fuente ci venne incontro, ci rifugiamo a casa sua e lì è rimasta la signora De Molnar. Ma sì, ma come? I soldati e le autorità municipali, che cosa hanno fatto? Che cosa hanno fatto le autorità di José Darlé, di Santa Ana, di Diamante? Dove si erano cacciati? Ma laggiù non è arrivato nessuno. Campo Reale è un regno a parte. E poi che cosa avrebbero potuto fare? In ciascuno di quei villaggi non c'è più di una o due dozzine di soldati e sono migliaia gli uomini e le donne che si sono sollevati in ribellione a Campo Reale. Ma allora, è ancora tutto in potere di quella gente? Oh, no, tutto questo ti fa impazzire. Calma, questa inaudita... calma, mamma, calma. Calma? Osi ancora dirmi che devo essere calma? Bisogna chiedere dei poliziotti, dei soldati, bisogna fare qualcosa, andare là immediatamente. Andresti solo incontro alla morte. Andrei? Andrei io da sola? Vuoi dire che tu non hai pensato di andare là? Sì, sì, mamma, andrò. Ma non in questo momento. Ma cosa dici, Renato? Devo aspettare. Non so, forse delle ore o forse dei giorni, ma devo aspettare qui a Saint-Pierre. C'è una cosa che mi importa di più di Campo Reale. Una cosa che mi importa più di tutto. L'unica cosa che ti deve importare è quello che sta succedendo laggiù. Sono le nostre terre e casa nostra. Ma che cos'hai nelle vene invece del sangue? Io ho detto che andrò non appena mi sarà possibile, mamma. Allora andrò io e andrò subito, in questo istante, anche se andrò incontro alla morte. Aspetta. Come vuoi tu. E cosa devo aspettare? Devi aspettare, se mamma. Se questo fosse successo ai tempi di tuo padre, se tuo padre fosse ancora vivo, avrebbe sottomesso lui da solo, affrustato tutta quella gente. Ma tu... Io cosa, mamma? Lasciami andare, lasciami. Aspetta. Lasciami, aspetta, ti ho detto. Mamma, aspetta. Andrò io là, andrò mamma, io. Aspetta, per favore. Donna Sofia. Oh, mamma. Janina! Janina! Mamma, che ti succede? Janina! Juan! Juan, ma perché ti sei alzato? Solo per un momento, credo che ormai fosse anche ora. Mi sono curato anche troppo. Ma è una pazzia. Avresti dovuto sederti al sole per un po' e nient'altro. Credo che ci sia bisogno della mia presenza laggiù. Per quella povera gente. Sì, lo so. Soffrono tanto e sono disperati. Lo so bene che li vai a trovare ogni giorno. E che gli hai già regalato le tue provviste. Che gli hai dato tutto quello che avevi. E questo ti sembra un male? No, non mi sembra un male. È che avevo disposto in un altro modo.
Vedi, non mi è sembrato giusto accaparrarmi io da sola il pane, visto che ci sono anche dei bambini. E in un giorno hanno divorato quello che a te sarebbe bastato per settimane. E che cosa importa? Posso mangiare il pesce come fanno tutti gli altri, no? Sì, lo so già che non mancano mai ragioni ad una generosità come la tua. Ma avrei preferito che tu avessi rispettato le mie decisioni. Che mi avessi ubbidito contro ogni ragione sentimentale. Non avrei mai pensato che fosse un ordine mangiare tutto quel pane. Tienilo via per te, che non sei abituato. No, non è vero. Ricordo ancora molto bene i duri giorni del noviziato. Sono abituata a tutto. So anche che hai curato i feriti. Il fratello di Martin era quasi moribondo ed è già quasi sfebbrato, grazie a te. Aveva solo una ferita infetta, Juan. L'avevano fasciato con stracci sporchi. E sai, ho pensato che non avrebbe fatto male alle donne del villaggio l'apprendere l'utilità dell'acqua bollita e delle bende relativamente sterilizzate. Tu hai fatto molto per tutti. Il tuo nome lo pronunciano con venerazione. È su tutte le bocche. Nelle loro preghiere. Gli dovevo qualcosa, Juan. Tu? Credi che non sappia che la mia presenza ha peggiorato la vostra situazione? Lo sfortunato incidente di quando Renato è venuto a cercarmi ha provocato le ferite di quegli uomini. E in un modo indiretto ne considero un po' responsabile. È responsabile in forma diretta? Tu, Juan. Tu. Ma lo sono anch'io un po'. Perché non dici invece che il tuo cavaliere sì, è Renato? Sì, anche lui. Anche lui. Anche se la sua intenzione non era cattiva. Se non fosse stato per il tuo carattere. Il mio carattere? Beh, che ragione potevi avere per infuriarti fino a perdere la nozione del... del luogo in cui ti trovavi, Juan? Amor proprio. E il tuo temperamento. Forse l'abitudine di risolvere tutto con la violenza. So anche che hai continuato a predicare a gran voce ai pescatori amore verso i loro simili. Ma che sono i loro simili? Quei soldati miserabili che si sono trasformati in carnefici per difendere le ben stracolme casse di un usuraio? Se sarebbero ben meritati che li avessero fatti saltare in aria come voleva Martin. Tu approvi quel piano? Era una cosa tua. Sai fin troppo bene di no. Ma non per quello che pensi tu. Sarebbe stato come dare al governatore la scusa per sterminarci, per far saltare in aria cannonate la rupa del diavolo, il villaggio e la spiaggia. Può fare una cosa del genere? Ma è naturale che può farlo. E a volte mi chiedo perché non l'abbia ancora fatto. Forse il tuo cavaliere Dotremon è intervenuto perché tu sei da questa parte. Non hai saputo più niente di lui? Non hai ricevuto né un messaggio né una lettera? Rispondimi, Monica. Perché pensi che menta, Juan? Monica, è necessario che almeno tu esca da questa maledetta trappola. È necessario che tutti escano, Juan. Perché solamente io? Cosa succede? Cosa succede, Juan? Dovrò dirtelo. Mi hanno appena dato una notizia allarmante. Ma quale notizia, Juan? Non hai ancora visto i ruscelli che ci davano l'acqua potabile? No, oggi no. Questa mattina non è acqua quella che trasportano. È un fango spesso e giallo come lo zolfo che uccide tutto al suo passaggio. Ma cosa dici? Non mi credi? Vieni. Guarda da quella parte. Guarda la spiaggia. Sì, a riva ci sono molti pesci. Alcuni saltano e alcuni... Alcuni agonizzano e altri sono già morti. Te ne rendi conto? Sono avvelenati da quel fango che i ruscelli portano al mare. Come avvelenati? Avvelenati i ruscelli? Ma chi ha potuto fare una cosa simile? Non l'ha fatto nessuno. È il vulcano. E
il vecchio vulcano che si risveglia per sputare la sua maledizione sul capo del diavolo. Pregato di lasciarmi in pace, padre. Lo so, Renato. Dopo più di 60 anni di calma, è il Mont Pelé di nuovo in eruzione. Riesci a vedere le nuvole di fumo? Quel traboccare della lava che forma come dei torrenti di fuoco. Sì, lo sto vedendo. Ma mi chiedo, oltre ai ruscelli avvelenati, che altro può succederci qua? Quello che ci succede è già abbastanza. E il Mont Pelé, con il suo traboccare di lava sui torrenti e sui ruscelli, ci lascia senza pesce e senza acqua potabile. Questo significa senza nulla per sopravvivere. E poi può anche venire un terremoto, vero Juan? Sì, può venire, certo. E non sarebbe il primo e neanche l'ultimo. Ma adesso? Adesso? Sicuramente è stata un'eruzione vulcanica quella che ha fatto uscire la Martinica dal profondo del mare. E potrebbe ben tornare ad inabissarla un'altra volta. Alla fin fine sarebbe logico, no? Perché parli così, Juan? Si direbbe che questa orribile idea ti affascini. No, Monica, non mi affascina. Anche se a volte di fronte agli abusi e alle ingiustizie dei potenti, davanti al dolore e alla miseria eternamente sacrificati, sono giunto a pensare che la natura avesse ragione di cancellare l'uomo dalla faccia della terra, Monica. Juan! Sono povera gente. Guardali, Monica. Guarda quei pescatori. Sembra che siano disperati. Gli uomini stringono i loro pugni e le donne piangono. I ragazzi più grandi sono laggiù, guardali. Sulla spiaggia contemplano spaventati i pesci morti. Quei pesci che hanno rappresentato per tutta la vita il loro alimento. Sì, ma ci dovrà essere un modo per porvi rimedio, Juan. Stiamo cominciando il XX secolo, 1902. Viviamo in un mondo che si dice civilizzato. Sono condannati invece a morire di sete e di fame alle stesse porte di una grande città, perché l'ambizione di un usuraio così ha decretato. Morire di sete e di fame. Quale altra sorte può aspettarli, Monica? Ma tu non puoi permetterlo. E piuttosto che non posso farci niente. No, no, Juan, ti stai sbagliando. Le autorità non possono essere così inumane. Se ci dessimo per vinti, se alzassimo bandiera bianca. Il governatore non mi ha voluto ascoltare. Questo significa che non ammette una capitolazione onorata. Solo che ci arrendiamo senza condizioni. E sai che significa questo? Ti sei mai avvicinata qualche volta alle prigioni sotterranee del forte di San Pedro? Sì. Una volta ci sono andata. Davvero? Non lo ricordo. Tu eri giù nel fondo di una di quelle prigioni. Fu la vigilia del primo giorno del tuo processo. Con te c'era Colibrì e qualcun altro. Così quella notte sei venuta fino alla mia cella. Fino alla porta solamente. Ricordo che eri in buona compagnia. E fu per questo che te ne andasti senza farti neanche vedere. Che altro avrei potuto fare? Tuttavia, qualche ora più tardi, in tribunale, parlasti a mio favore. E poi fosti tu ad ottenere, insieme a Pedro Noel, la liberazione di Colibrì. Sì, Juan, ma lasciamo perdere il passato. Adesso ci sono altre cose molto più importanti. Beh, per adesso non ti preoccupare, Monica. A te almeno non ti rinchiuderanno. Pensi che sia soltanto per questo? Che sia solo per paura di quello che possa succedere? Io voglio dire...
Come sei lontano dal mio cuore e dal mio pensiero, Quan. Sì, effettivamente. Credo che siamo molto lontani. Anche se in questo momento ci stiamo stringendo le mani. Ma è meglio così, dopo tutto. È preferibile mantenere quel muro che ci separa in quest'ora dura e amara. Meglio? Perché? Comincio a conoscerti bene. Tu cerchi sempre i sacrifici. Te li sobbarchi sempre con lo stesso impegno con il quale gli altri li evitano. Accaparri i dolori, mentre gli altri accaparrano le comodità, gli onori e le ricchezze. Ma no, Monica. Tu in realtà non hai niente a che vedere con questo. Tu devi salvarti. Tu devi salvarti. Ma come posso legarti io alla mia sorte in questo momento? Che cosa c'è di comune tra te e me per... Basta, Quan. Scusami, è che non trovo mai le parole. Le parole per cosa? Per ferirmi ancora una volta? Con l'ingratitudine? Con la crudeltà del tuo rifiuto? Con quella freddezza ostile con cui continui a respingermi? No, no, Monica, non dire così. Non devi dire così. Come potrei io respingerti? Quello che succede è che non posso lasciarmi andare. Lasciarti andare in cosa? Questa non è la tua battaglia, Monica. Tu non hai motivi per soffrire con noi. Il tuo rango, il tuo nome, la tua casta ti collocano dall'altra parte della barricata. Per quale pazza casualità sei qui? Vuoi proprio che te lo spieghi, Quan? Monica. Sei più duro di quelle rocce, Quan. Lo voglio essere, ma per salvarti. Non è questo il momento in cui possiamo parlare delle nostre cose. Non ho nessun diritto per farlo, perché non mi appartengo. Appartengo a questa gente, a quelli che ho sollevato in ribellione. Perché se fosse stato per loro non l'avrebbero mai fatto. Se quell'uomo che ci governa mi avesse ascoltato, se avesse capito che accetto tutta la responsabilità di tutte le colpe, di tutti gli errori, che mi offro io solo come unico vero e proprio responsabile. No, Quan. Dammi un minuto della tua vita. Parliamo delle nostre cose per un istante. Solo per un istante. Va bene, io... Che cos'è? Padrone! Padrone! L'hanno fatto, padrone. L'hanno fatto! Il barile di polvere! Dici? L'hanno fatto esplodere! No, loro no. Sono stati gli altri, le canaglie. Gli altri! Puoi finire di parlare. Ascoltate, guardate. Fanno saltare le rocce. Stanno scavando una trincea per lasciarci isolati. È come se ci strappassero dall'isola, signore. Non capisco. Spiegami, Quan. Quelle esplosioni ogni volta più lontane sono come una cintura di fuoco che corre spaccando le rocce, strappandoci dalla costa per farci diventare un'isola. Guarda come si precipita il mare nella breccia che hanno aperto. L'avremmo evitato se avessimo dato il colpo noi per primi, signore. Non avremmo evitato niente. Ci avrebbero sterminati a cannonate, per terra o per mare. Valeva la pena di morire combattendo. Usiamo perlomeno le pallottole che ci restano. Fuoco! Fuoco contro i soldati! Fuoco! Ferma! Ferma con il fuoco! Siete tutti impazziti? Adesso sono loro a sparare contro di noi, signore. Rifugiatevi dietro le rocce! Vieni, Moni. Tu non puoi morire qui. Farò quello che devo fare, perché almeno tu ti salvi. Non mi salverò da sola, Quan. Correrò la sorte di tutti. Se c'è qualcosa che tu puoi fare per tutti, fallo. Ma nient'altro, Quan. Assolutamente nient'altro. Monica, Monica! Io devo salvarti. Non mi salverò da sola. Con te. Con te, Quan. Io ti salverò. Dio vuole che ti salvi, Monica.
Cosa c'è? Mia madre, come sta? La signora sta già un po' meglio. Ha avuto un terribile attacco di nervi dopo un collasso. È venuto il dottore e abbiamo quasi dovuto farle prendere il calmante con la forza. Ma adesso sta già dormendo. E non ha più parlato di andare a Campo Real? No, no, signora. La signora non ha fatto altro che piangere. Non ha voluto neppure più ascoltare il padre cappellano. Io sì, signore. Io ho appena finito d'ascoltare tutto. Che cosa orribile, signore. Com'è tutto orribile. E immagino che ti avrà molto impressionato la morte di Bautista, Janina. Doveva finire così. Questo non mi ha sorpreso. Come non ti ha sorpreso? È orribile, signore, ma è la verità. L'odiavano tutti così tanto, tanto. E ciò che è successo a Cuma. Il signore non sa come sono cominciate le cose, vero? E se lo vedete anche voi, se non sono i miei occhi, se non sto sognando. Guardate, guardate il promontorio. L'ammasso di rocce che si innalzava formando un gorgo. Il promontorio non c'è più. È svanito. È saltato in aria. Certo. L'hanno fatto saltare con le loro esplosioni. Ci hanno separati dalla terraferma. Ci hanno tagliato fuori di mezzo. E hanno trasformato in un'isola la rupe del diavolo. Ma non contavano su questo. Hanno distrutto anche l'ostacolo. Che ostacolo? Non ricordi quello di cui parlavamo? Era necessario andare al largo per molte miglia per poter superare quelle correnti. Non era possibile avventurarsi su una barca, su quel mulinello che si veniva a formare là. Adesso non ci sono ostacoli, non vedi? Le onde non si scontrano. E il mare è tranquillo. Quan, a cosa stai pensando? C'è una strada per la quale possiamo scappare. La tua prima idea è diventata realtà. Ci resta la strada del mare. E per quella strada io ti salverò. Quan! Quan! Quan, perché parli così? Perché dici salvarmi e non salvarci? Sei tu quella che mi interessa veramente. No, Quan. La mia sorte sarà la stessa di tutti gli altri. Non continuare con questa pazza pretesa. Tu devi fare quello che dico io, quello che decido io. No, Quan, ti stai sbagliando. Ma non riesci a capire, Monica. Avevi detto che la mia idea era buona. E lo è. Sì, è l'unica possibilità. Ma il fatto è che tu ignori i dettagli. Almegrir, puoi dimagrire di 10 kg in 60 giorni. Ormai stanotte non si potrà fare. Dovremo aspettare fino a domani. Aspettare che sorga la luna e che il mare sia calmo. Solo così sarà possibile avventurarsi in mare senza essere visti e passare davanti ai forti e alla città. Ma Quan, siamo troppo lontani. Sì. Dovremo prendere terra nella caletta del sud, davanti alla tua vecchia casa. E non c'è un luogo più vicino? No, è tutto sorvegliato, tutto sotto controllo. E in quella barca, oltre a noi due, possiamo portare uno o due ragazzi. Porterò Colibri. Lo lascerò con te. Io potrò essere di ritorno prima che faccia giorno. Ritornare? Hai detto ritornare. Ritornare tu qui. Ma sei pazzo, Quan. È l'unica cosa che possiamo fare. Accettala. Quando sarai salva mi sentirò tranquillo, disposto a tutto. Fino a questo punto ti do fastidio. Per favore, non continuare a dire queste cose. Per caso non ti ho ringraziato con tutto il mio cuore quando hai deciso di restare vicino a me? Per caso... No. No, non posso continuare. Al contrario, Quan. Devi continuare. Devi parlare. Ho bisogno di sapere quello che stai pensando in questo momento. Io sto soltanto pensando che sono persino capace di ringraziare quel Dio che tu preghi per permettermi di metterti in salvo. E pensi che accetterei questa assurdità? Devi accettarla, Monica. Ma che donna sei arrivato a pensare che io sia? Cosa credi tu di me, quando il diavolo? Io forse non capisco gli elogi e non posso dirti quello che penso di te se non elogiandoti. E che elogio può meritarsi una donna che accettasse quello che tu pretendi? Per me tu meriti quelli di tutto il mondo. Ma obbediscimi. Obbediscimi almeno per una volta. No, Quan. Non posso accettarlo. È il colmo. C'è una sola possibilità. C'è un solo mezzo. E tu... Ne usciremo tutti.
o non ne uscirà nessuno. Ci arrischieremo tutti. Sarà Dio a decidere di noi. Ma Monica... Se come dici tu, la strada del mare è aperta, potremmo andarcene correndo tutti le stesse sorte. La tua testardaggine è veramente assurda. Anche la tua lo è, Quan. Ma pensa, Quan, pensa per pietà. Quegli uomini hanno del legno, del ferro, delle piccole barche. Io non so in che modo bisogna metterle a posto, ripararle. Tu glielo dirai. Prima parlavano di costruire una specie di zattera. Che si sarebbe schiantata contro gli scogli. Adesso non più. Tu stesso l'hai appena detto. Una sola barca può passare inosservata. Con molte non sarà più la stessa cosa. Ad ogni modo ci proveremo, ma solo quando tu sarai già passata. Ma allora sì che sarà impossibile. Devi unire tutte le volontà in un solo sforzo. È impossibile, Monica. Il Lutzbel non è vicino alla caletta del sud. Dove ancoravi prima? Sì, è così. E non può servirci come rifugio? Sì, forse. Il carico sarebbe un po' troppo pesante, ma... Non sono tanti. Sono sicura che resisterà. Sì, effettivamente, non sono tanti. Non sono altro che una povera manciata di dolore e di miseria. Il Lutzbel è una nave resistente, forte. Le sue stive sono ampie. E siccome immagino sono vuote... Forse hai ragione tu. Possono nascondersi tutti, sì. Naturalmente è stato confiscato, ma non credo che esercitino su di esso alcuna sorveglianza. Gli sarà bastato lasciarlo il più lontano possibile dal molo. Non gli verrà in mente di andare là a cercarci. Allora ho ragione? Sì. La tua idea è stata eccellente, Monica. Dici davvero? Ma è molto più pericolosa della mia. Cosa importa, un rischio in più? Non sarà uno, saranno mille. Prima, quando mi parlavi, mi avevi detto che eri disposto a tutto. Urti. Fa un maledetto caldo d'inferno. Signore, signore. Ritirati. Avanti, vattene adesso. Deve essere la mia illustre moglie a mandare dall'inferno quest'aria maledetta. È come se fosse lo stesso fuoco dell'inferno. Dove ci deve essere anche lei. Signor Renato, signor Renato. Che succede? Signor Renato. Che c'è? Dammi qua. Adesso puoi pure dire che gliel'hai consegnato nelle sue mani. Dammelo e vattene. Ma cosa succede? Chi è quell'uomo? Si è intestardito a entrare lui stesso e a vedervi, signore. E queste cosa sono? Credo che siano le carte che stavate aspettando. Dammi qui. Deve essere... Uscite e aspettatemi fuori. Vi porterò la busta firmata, ma per favore uscite adesso. Libera. Libera. La richiesta è stata concessa. Approvata. Adesso Monica è libera. Adesso Monica non è più di qua del diavolo. Sì, Monica. Credo che potrà essere proprio questa notte. Quando sorgerà la luna, il mare si calmerà. Ma non sarà più facile per loro vederci alla luce della luna? Beh, sì, certo. Ma non c'è una barca in grado di prendere il mare con queste ondate.
Il mare di questi tempi di solito si calma quando sorge la luna. È luna nuova. Non fa troppa luce. Sì, è vero. Allora è davvero tutto pronto? Stanno finendo di prepararsi. È stato necessario lavorare con molta cautela. Quella gente non la smette di spiarci. E il nostro silenzio può farli sospettare che abbiamo una via d'uscita, che stiamo tramando qualcosa. E in questo caso... Cosa potrebbero fare in questo caso? È meglio non pensarci, Santa Monica. Perché? Ci sono molti cannoni nel forte di Saint-Pierre che mirano verso il mare. Dici davvero? Ma non bisogna pensare al peggio. Non voglio vederti preoccupata. Ti ho detto... Santa Monica, per farti arrabbiare e ridarti così un po' d'animo. Ma non ti vedo molto offesa. Per caso stai cominciando ad accettare il fatto che più che della donna hai della santa. Ancora quel rumore, non hai sentito? Guarda come si incendia il vulcano. Sta eruttando di nuovo, Quan. Sì. Versa fiumi di lava. Le valli da quella parte devono essere devastate. Bruciate da quel fuoco. E se si incanalerà verso il fiume più grosso, trascinerà via mulini e fabbriche. Sarebbe divertente. Divertente? Ma come puoi dire una cosa simile? Per non dire che sarebbe magnifico, Monica. Se questo succedesse, tutti correrebbero da quella parte. Per il momento, siamo sul punto d'attrazione di tutta la città. Ma se ci fosse una catastrofe dall'altra parte... Non parlare così, Quan. Questa è la vita, Monica. Una catastrofe per gli altri potrebbe essere la salvezza per noi. Ed è raro il trionfo che non costa ad altri lacrime o sangue. La vera felicità è quella che non ferisce e non maltratta nessuno. Non vale niente quella che otteniamo tormentando gli altri. Viviamo in un mondo di tormentati. Dalla sofferenza non ci può liberare nessuno. Ma perché parli sempre in modo così amaro? Perché sono arrivato fino in fondo a molte cose. Ma ne ho anche apprese altre, Monica. E non mi importa dirti che qualcuna di loro l'ho appresa stando insieme a te. Non mi importa quasi di soffrire, visto che sembra che siamo nati per soffrire. Sempre che si possa soffrire con dignità. Quan? Conservare il nostro diritto di uomini. Tenere alto la fronte come esseri umani. Come ti ho già detto una volta, mantenersi forti ed eretti sulla terra aspra ed amara. È l'unica cosa che mi consola per avere portato questi uomini, forse, alla morte. Forse moriranno per la loro ribellione. Ma hanno conquistato il loro diritto alla vita, ribellandosi. Ancora. Lo senti, Quan? Sì, Monica. La terra ruggisce. Ma il mare si sta calmando. Ed è la strada del mare quella che dobbiamo percorrere. Padrone! Devo parlare con voi! Devo raccogliere alcune cose nella capanna. Vende di ricambio, un mantello. Sarò subito pronta, Quan. Gli uomini che sono scappati ci danneggeranno molto. Li prenderanno di sicuro e li obbligheranno a parlare. Volete dire che siamo perduti e senza speranza, vero? Che moriremo tutti? E anche la signora Monica? No, secondo. Quando prima ho parlato con Paul, ho pensato che lei dovesse salvarsi ad ogni costo. E poi è l'unica che possa salvarsi, perché è l'unica che rispettino. Ma come? Contro di lei non faranno niente se la lascerò da qualche parte sulla spiaggia. Avvicinarci a Saint-Pierre per lasciarla sulla spiaggia da quella parte? Questo non possiamo farlo, signore. Lo farò io. Andrò da solo con lei nella barca più piccola. C'è una spiaggia deserta ai piedi stessi del Monte Parnaso. Da quelle parti c'è un convento. Sì, sì, la lascerò in quel luogo. E tu andrai con le altre barche direttamente fino a Lutzbel. E mi aspetterai là. Come aspettarvi? Naturalmente. Pensi che vi voglia abbandonare?
Pensi che sia capace di tradirvi tutti? No, mai, signore. Juan, è già l'ora. Sì, è già l'ora. Signore, non sarebbe il caso di avvertirla? E per cosa? Glielo dirò strada facendo. Andiamo, Monica. Andiamo. Credibile. Io so che tu non hai paura. Non ho paura di niente al tuo fianco. Hai visto, Juan? Sì. Ma non ti preoccupare, perché non succederà niente. Se non fosse per te, non mi importerebbe se venisse un terremoto che scuotesse fin nelle viscere questa città di affamatori. Juan. Allora saremo tutti uguali. Sei pieno d'odio, Juan. No. Ora non più. Tu mi hai fatto cambiare. Adesso questo che sembra odio non è altro che indignazione verso tutto ciò che è ingiusto, verso tutto ciò che è cattivo. È ira verso coloro che impugnano la frusta nella gendarmeria e nelle piantagioni o nel palazzo del governatore. Quello che sento era odio, rancore. Ma adesso è qualcosa di più nobile. È un'ansia di lottare perché diventi migliore la terra che abitiamo. Una speranza per il nostro futuro. Ma che cosa ti aspetti dal domani? Pazzie. Sciocchezze. Ma è meglio non parlarne. Ne rideresti. Perché dovrei? Rideresti se ti dicessi che... vorrei avere un figlio. Quale? Non uno. Di più. Figli nobili e forti. Che se arrivassero... troverebbero un mondo migliore, ottenuto dallo sforzo di coloro che hanno rischiato tutto per conquistarlo. Padrone, padrona, venite subito. Gli altri stanno già andando via. E la barca piccola? Non siamo riusciti a spingerla fino a qui, padrone, ma è molto vicina, proprio là. Colibrì l'ho legato ad un albero. Lui viene con noi, vero, padrone? Sì. Andiamo. Ah, le ho detto, devo parlare immediatamente al governatore. Il signor governatore è occupato. Renato. Scusatemi, vostra eccellenza. È necessario che vi parli in questo istante. E subito. È assolutamente indispensabile. Avevo urgenza di parlare con voi, signor governatore. Signor governatore! Signor governatore, la terra sta tremando! Lo so, credete forse che non me ne sia accorto? Era l'unica cosa che mi mancava. Aumenterà il panico. Ma è già passato, è già passato. È già passato e non ha la minima importanza. Me l'hanno assicurato due veri e propri saggi. Signor governatore... permettetevi di ricordarvi che la parola aspettava ancora a me. Ma a voi non importa molto aspettare, stando a quanto avete detto. E il signor D'Autremont sembra fuori di sé. Mi dispiace, ma credo che voi dobbiate finire di ascoltarmi, per favore. Io non ho ancora finito. Vi ho portato una proposta urgente e importante. Non vi prenderò che un minuto, Noel. Ascoltatemi, eccellenza. Giorni fa, quando sollecitai l'appoggio necessario per farla finita con la rivolta del capo del diavolo e togliere così Monica de Molnar dalle mani di Juan del diavolo, voi mi rispondeste che avevate bisogno non solo del diritto morale, ma del diritto legale. Ebbene, ora quel matrimonio è stato completamente annullato. In realtà non è mai esistito perché non fu mai consumato. E ho con me i documenti che lo provano, guardi. Come è mai possibile così presto? Eccoli qui. Guardateli pure. Secondo voi era l'unica cosa di cui avevate bisogno per acconsentire alla mia richiesta? Signor governatore, signor governatore. Un momento, vogliate scusarmi? Signore. Qualcosa d'urgente, vero? Sì, signore, molto urgente. È privato.
signore, sono appena arrivati.